Nel 1971, i giovani fratelli Robson stavano scavando nel giardino sul retro della loro casa al numero 3 di Reed Avenue ad Hexham, nella contea di Northumberland, in Inghilterra. Profondamente sepolte nel terreno, dissotterrarono due piccole teste di pietra scolpite che portarono immediatamente a casa. Le teste sembravano fatte di pietra e avevano un design molto rudimentale. Erano sferiche con piccoli colli tozzi, come se una volta fossero state collegate a qualcosa di più grande. Le descrizioni delle teste, da parte di coloro che le avevano tenute in mano, variavano notevolmente, ma generalmente erano considerate delle dimensioni di un palmo, un po' più piccole di una pallina da tennis. Le teste non erano dei capolavori e rappresentavano approssimazioni umane molto basilari con piccoli nasi appuntiti. Nonostante la loro semplicità, molte persone attribuivano generi differenti alle teste, descrivendoli in modi curiosi. Le descrizioni della testa femminile erano particolarmente sgradevoli, soprattutto se confrontate con quelle della testa maschile. L'Urban Prehistorian, scrivendo sul libro di Paul Scraton del 2010, Quest for Hexham Heads, spiegò che una delle due venne chiamata ragazzo, in quanto aveva dei lineamenti marcatamente maschili, molto pesante e di colore verde-grigio con venature di quarzo scintillante. L'altra fu denominata ragazza perché sembrava assomigliare molto ad una strega, con un naso pronunciato, inquietanti occhi sporgenti e i capelli tirati all'indietro, raccolti in una sorta di crocchia. Sulle incisioni raffiguranti i capelli vi erano tracce di una colorazione gialla e rossa. Una volta portate a casa, le teste passarono da semplici curiosità a oggetti del terrore. Fenomeni paranormali cominciarono a tormentare la famiglia. Le teste venivano spostate da mani invisibili e bottiglie venivano lanciate violentemente attraverso le stanze. Le teste di pietra rotolavano sul pavimento da sole. Alcuni oggetti si rompevano senza motivo. Nel letto di una delle figlie dei Robson vennero addirittura trovati tanti piccoli frammenti di vetro, cosa che le spinse ad abbandonare la stanza. Tempo dopo, esattamente nel giorno di Natale, uno strano fiore sbocciò nel punto esatto in cui vennero trovate le teste, dove peraltro si scorgeva spesso un sinistro bagliore durante la notte. Inizialmente, questi fenomeni non furono messi in correlazione con i due oggetti rinvenuti in giardino, in quanto, molto spesso, fenomeni di tipo poltergeist come quelli avvenivano dove abitavano degli adolescenti. Sembra infatti che questo tipo di avvenimenti possano essere scatenati dall'energia psichica di una persona in fase di cambiamento. Nel frattempo, però, la vicina di casa della famiglia Robson, la signora Ellen Dodd, visse una strana e paurosa esperienza. Una sera, molto tardi, si trovava in camera da letto a chiacchierare con la figlia, quando uno strano essere, dall'aspetto metà umano e metà capra, si parò davanti alle due, che si misero a urlare terrorizzati. A quel punto, lo strano essere si diresse verso il piano di sotto, apparentemente incurante delle padrone di casa. Quando madre e figlia si ripresero dallo shock, scesero le scale e trovarono la porta d'ingresso aperta. La creatura era sparita. La signora Robson ricorda che quella notte sentì strani suoni e inquietanti versi che provenivano dalla casa dei Dodd, cosa confermata anche da altri vicini, che ammisero di aver scorto una sfuggente figura che emise suoni bestiali. Quando la scoperta delle teste fece scalpore sui giornali, specialisti in preistoria e archeologia esaminarono e documentarono le teste, ma ebbero difficoltà a datarle. Furono analizzate e campionate con cura, ma le prove risultanti erano in contraddizione tra loro. Le teste presentavano vaghe somiglianze con altre teste celtiche dell'antichità, quindi il desiderio di collegarle a questa tradizione era comprensibile. Ottenere i diritti esclusivi di studio o essere i primi a pubblicare su una simile scoperta sarebbe stato un notevole successo accademico. Divenute quindi delle curiosità locali, le teste furono consegnate all'esperta di manufatti celtici, la dottoressa Anne Ross. Quando i due manufatti lasciarono la casa dei Robson, i fenomeni sparirono così come erano cominciati. In compenso, un paio di giorni dopo aver acquisito le teste,
la dottoressa visse una stranissima esperienza a casa sua. Capitò che si svegliasse improvvisamente alle 2 del mattino, provando una spiacevole sensazione di freddo e pericolo incombente. A quel punto si rese conto che un mostruoso essere stava in piedi davanti alla porta di camera sua. La creatura si stagliava nettamente contro la parete, con una postura leggermente incurvata. Per quanto poté osservare la dottoressa, la parte superiore del corpo era molto simile a un lupo, mentre quella inferiore era indubbiamente umanoide. Il corpo era ricoperto da una folta pelliccia scura, quasi nera. Appena il mostro si rese conto di aver svegliato la donna, fuggì velocemente, facendo pochissimo rumore. La dottoressa, nonostante la paura, cercò di seguire l'intruso, ma di lui non vi era già più traccia. Subito si convinse di aver avuto una specie di incubo a occhi aperti, magari suggestionata dai racconti dei Robson, e non fece troppo caso all'accaduto. Però, il fatto che la porta posteriore fosse effettivamente stata aperta e quanto accadde dopo qualche giorno riempirono di inquietudine la dottoressa. Successe infatti che, rincasando assieme al marito, anche lui archeologo, trovarono la figlia Bernice in stato catatonico. Quando si riprese, la ragazza raccontò di aver trovato la porta posteriore aperta quando era rientrata. La cosa le parve strana, ma pensò ad una dimenticanza dei genitori. Tornando in salotto, però, si trovò di fronte a una figura nera e inquietante che scendeva le scale. Sembrava proprio un uomo bestia. Arrivato a metà scalinata, il mostro scavalcò il parapetto, atterrando con un tonfo sordo e dileguandosi all'istante. Bernice notò che muovendosi emetteva un suono simile a quello delle zampe di un cane sul pavimento. Dopo questo episodio, la dottoressa Ross decise di disfarsi delle teste, che ora collegava ai fatti, cedendole ad un altro collezionista di antichità, che le fece arrivare poi al British Museum. Lì, le teste di Hexham vennero esposte al pubblico solo per un breve periodo. L'eco degli strani accadimenti a loro connessi era arrivato anche a Londra e il curatore decise che non fosse saggio mostrarle. Dopo averle rimosse dalla casa della dottoressa Anne Ross, gli incidenti cessarono immediatamente. Le apparizioni di strane creature lupo non erano una novità per gli abitanti di Hexham, che avevano subito l'ira del lupo di Hexham nel 1904. Sebbene l'incidente fosse stato rapidamente mitizzato, coinvolse un lupo fuggito da uno zoo vicino che uccise del bestiame prima di essere investito da un treno di passaggio. Naturalmente, molti credevano che il lupo fosse ancora in libertà e che si fosse preso una vendetta soprannaturale negli anni 70, evocata dai poteri delle teste. Tuttavia, il mistero che aleggiava intorno alle teste fu messo in discussione quando un uomo del posto, Desmond Craigie, affermò di esserne l'artefice. Craigie dichiarò in un'intervista al Living Chronicle: «Le ho fatte io circa 16 anni fa. Ho realizzato le teste con pezzi di pietra e malta semplicemente per divertire mia figlia quando era ancora una bambina. In realtà ne ho fatte 3, ma una sembra essersi persa. Sono rimaste in giardino per anni. Le ho fatte io, senza dubbio. Mi sono fatto un sacco di risate su queste teste e non riesco a capire perché tutta questa attenzione sia rivolta a loro». A quanto pare, però, le affermazioni di Craigie furono messe alla prova quando gli fu chiesto di replicare i suoi metodi. Quando esaminate, queste repliche furono considerate inferiori agli originali e non della stessa qualità, il che, considerando le modeste qualità artistiche delle originali, era già un'impresa di per sé. Tuttavia, per ribaltare nuovamente la storia, dopo un'analisi del professor Derman dell'Università di Newcastle, si scoprì che le teste erano state modellate artificialmente piuttosto che scolpite da roccia solida. Dopo essere passate da un esperto all'altro, le teste finirono nelle mani dell'Università di Southampton e poi, nel 1978, di un sensitivo, per poi sparire definitivamente. L'esatta ubicazione e il custode delle teste oggi sono sconosciuti. Magari un giorno riemergeranno in un qualche garage semi-dimenticato da qualche parte. Ma adesso possiamo solo ipotizzare che stiano causando caos in qualche piccolo angolo del mondo.